buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E ci troviamo, mi trovo qui con la seconda parte della trasmissione per parlare delle prove relative al crogiolo dello stregone e in particolare al colpo di genio. Prima di parlare di questo, vi ricordo che questa sera fra le 8 e le 9 Pagani e Vicca si ritrovano a Padova presso Pub in Bocca in via Aureliana per celebrare, per discutere, diciamo così, di varie problemi, varie tematiche e varie necessità che vengono presentate dalle persone che si presentano in queste discussioni. C'è sempre delle persone che arrivano, magari vogliono sapere, vogliono conoscere, magari hanno delle cose da dire e così ci si scambia anche tutta una serie di informazioni. L'appuntamento è dunque fra le 8:30 e le 9 al pub in Bocca in via Aureliana a Montegrotto Terme. Poi volevo sempre ricordarvi che a Saunara, nel ciclo incontri di cultura, c'è la presentazione del libro di Luigi Pellini, Il cappello dei magi. E il nostro sì, cappello dei magi, che è un ritrovamento di un cappello di Veneti antichi che viene interpretato attraverso le raffigurazioni. E poi ci sarà anche il dibattito con Silvano Lorenzoni sui nostri padri di pietra, relativo al neolitico, all'organizzazione dei megaliti che sono stati trovati in giro per l'Europa. In pratica si è scoperto che nel neolitico in Europa c'era una grandissima civiltà, una civiltà senza scrittura che ha lasciato tracce immense. E questa conferenza viene sabato 14 aprile alle ore 21 presso l'auditorium scuole medie di Villa Tora di Saonara in via Don Milani, e il dibattito alla conferenza sono presentati da Ettore Ruzza e Francesco Scanagatta. Allora, l'argomento di questa sera è l'ultima delle capacità extrasensoriali che presentavo. Tutto il ciclo di discorsi fatti relativi alla percezione, sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti, che è cominciato il 5 dicembre 2006 praticamente, ha visto tutta una serie di argomenti. Abbiamo visto l'introduzione al concetto di formazione della percezione, abbiamo visto la madre come mondo, la fondazione della percezione nell'età fetale, abbiamo visto la selezione soggettiva della percezione, abbiamo parlato della selezione della percezione nella prima infanzia, abbiamo parlato sulla selezione della percezione nell'età adolescenziale, abbiamo parlato di empatia e percezione extrasensoriale e divisa in, vediamo un attimo, era divisa in 8 parti, non so se riesco a trovare l'indice perché a memoria non me li ricordo tutti, vediamo un attimo se riesco a trovarlo. Sì, era divisa in empatia, vista e tatto nella formazione della percezione, empatia, relazioni sociali, comunicazione telepatica, il cervello nello stomaco, le basi dell'empatia e l'esperienza mistica, il rumore di fondo, la prescienza, e abbiamo visto il già visto o déjà vu da 15 giorni fa. Questa sera parliamo invece del colpo di genio e verrà concluso tutto il ciclo. La prossima volta di sera che sarò in trasmissione, che farò percezione ed elementi di omosessualità. Perché? Perché anche il carattere sessuale dà una selezione dei fenomeni percepiti, in quanto l'intento del soggetto tende a selezionare i fenomeni del mondo e tende ad organizzare il mondo in funzione dei propri bisogni. Per cui parleremo di questo e praticamente il testo, che se volete lo potete anche scaricare in internet, si chiama, vediamo un attimo se riesco a trovarlo al volo è un po' più difficile, comunque non, vediamo un attimino,
sì, dalla sessualità disturbata al dominio del machismo omosessuale. Ed è un'analisi sulla pulsione omosessuale come viene scaricata nella società in cui viviamo, perché anche questo fa parte della percezione nel suo insieme. Bene, e l'argomento di questa sera è il lampo di genio. Qual è la caratteristica dei percorsi di stregoneria, della stregoneria pagana, rispetto a tutto quello che sentite parlare di stregoneria, di tutta la stregoneria che viene presentata in giro, sono manuali, stregoneria medievale e altre cose? La stregoneria pagana ha una caratteristica, che non trasforma il mondo, cioè non vinciamo il lotto, non troviamo la combinazione della cassaforte, non muoviamo gli oggetti con il pensiero, non influenziamo quelli che sono gli atteggiamenti delle persone. La stregoneria pagana è la costruzione della relazione fra il soggetto e il mondo, dove il soggetto organizza se stesso e usa tutti gli strumenti che ha dentro se stesso per affrontare il mondo per ciò che il mondo è e non solo per ciò che il mondo appare. Questa è la stregoneria pagana. Dopodiché, chiaramente, lo stregone ha degli strumenti con cui affrontare la vita e decidere delle proprie scelte nella vita, e in particolare, come vi ho sempre detto, il proprio intento, che è la cosa importante e fondamentale. E vediamo il lampo di genio. La persona disciplinata permette alla sua intuizione di emergere. Ricordate questo, la persona disciplinata a permettere, perché lo troveremo quando parleremo di Howard Gardner e i suoi studi. L'immersione dell'intuizione dalla parte profonda del cervello alla coscienza è come l'accensione di una lampadina, come una lampadina che si accende dentro di noi, e anche quando ci innamoriamo di una persona. La persona appare una luce vivida, i suoi difetti scompaiono e i suoi pregi ci appaiono in tutto il loro splendore. La scienza ha scoperto che l'innamoramento delle persone è come un impazzimento, una devastazione emotiva che può essere vista nelle modificazioni cerebrali delle persone. Quasi tutte le persone hanno provato un brivido per le frecce di Cupido, il piccolo figlio di Afrodite. Ma quante persone hanno provato il brivido dell'emersione dentro di loro della grande Atena? Eppure la scienza ha visto anche questo, l'emergere del colpo di genio nella persona. Cito dalla Repubblica del 9 settembre 2003, articolo di Claudio Di Giorgio. Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di fulmine, Roma. Tra i poteri della mente umana è forse il più affascinante, ma anche uno dei meno conosciuti e compresi, è il lampo di intuizione, la lampadina che si accende improvvisamente nel cervello facendoci apparire di colpo la soluzione di un problema, il significato di un concetto complesso, il senso profondo di una situazione. Sfolgorante come una luce che spezza le tenebre, può arrivare in un momento qualunque della giornata o magari di notte, persino nel sogno, ma lo viviamo sempre come una rivelazione, perché sembra provenire da una parte misteriosa di noi di cui non abbiamo il controllo e coscienza, tanto che c'è chi parla addirittura dell'intervento di un ineffabile sesto senso. Oggi tuttavia questo enigmatico spazio, scusate un attimino, mi metto le cuffie, perché eccole qua. Oggi tuttavia questo enigmatico spazio della mente, che fino a poco tempo fa sembrava appannaggio esclusivo delle speculazioni di poeti e filosofi, è il protagonista di numerose ricerche scientifiche che cercano di chiarire le basi biologiche della creatività. Si stanno faticosamente avvicinando anche ai segreti della fisiologia del colpo di genio.
Così ad esempio ora è possibile concludere che mentre il pensiero razionale è maggiormente legato all'emisfero sinistro del cervello, dove hanno sede le funzioni del linguaggio, l'intuizione e la creatività, non sono affatto solo nell'emisfero destro, ma richiedono l'intervento di entrambi gli emisferi, le cui peculiarità devono anzi integrarsi, un'integrazione che sarà tanto più elevata quanto migliore il collegamento fra i due, quasi che per potersi accendere la lampadina dell'intuito avesse bisogno di mettere in gioco risorse cerebrali più diffuse e differenziate. Per svelare l'enigma dei lampi di intuizione entra quindi in campo un'altra parte del cervello, il corpo calloso, i cui milioni di fibre nervose assicurano la connessione fra i due emisferi, permettendo lo scambio di informazioni. Il suo ruolo non è del tutto chiaro, ci sono casi in cui manca dalla nascita senza dare disturbi apparenti, ma con l'intuito c'entra quasi certamente. Studi recenti hanno infatti indicato che nel cervello delle donne è più grande e più spesso, e le donne, anche questo è dimostrato, sono molto più dotate degli uomini del cosiddetto intuito sociale, cioè della capacità di decodificare più o meno inconsciamente le emozioni e i segnali non verbali degli altri. Il nostro cervello, d'altronde, sa cose che noi non sappiamo di sapere. Registra gli stimoli esterni a livello subliminale, selezionando con cura quelli da far giungere alla nostra coscienza e tenendo lontano da essa, ma non cancellando del tutto, il rumore di fondo che, in un determinato momento, potrebbe infastidirci. Lo stesso accade per alcune memorie. Altro elemento importante per comprendere ciò che si nasconde dietro l'intuizione è la plasticità cerebrale, vale a dire la capacità del cervello di creare continuamente nuove connessioni, rimodellandosi anche in base all'esperienza. Il lampo d'intuito è quindi anche un percorso neuronale completamente inedito, che collega tra loro in modo nuovo parti diverse e magari marginali del nostro cervello, comprese quelle più profonde, quindi più antiche e distanti da funzioni superiori, come l'intelligenza razionale, i processi di memoria e di linguaggio. Più che un sesto senso, dunque, il meccanismo involontario che porta all'intuizione sarebbe una sintesi di capacità cerebrali che devono concorrere tutti, in modo apparentemente non gerarchico, all'accensione della famosa lampadina, che tuttavia è solo il primo passo, come diceva Edison. Il genio è 1% ispirazione e 90% sudore. Ed è un'altra verifica della scienza, l'illuminazione che travolge la persona e che le permette di risolvere i problemi che le si presentano. Che cos'è il colpo di genio? Ho finito di leggere l'articolo, adesso sto leggendo il pezzo. È, tra i poteri della mente umana, è forse il più affascinante, ma anche uno dei meno conosciuti e compresi. È il lampo di intuizione, la lampadina che si accende improvvisamente nel cervello, facendoci apparire di colpo la soluzione del problema, il significato di un concetto complesso, il senso profondo di una situazione. Il colpo di genio è il salto qualitativo del nostro sapere che entra prepotentemente nella nostra coscienza dopo aver accumulato una grande quantità di dati su quello stesso problema, e su quei dati si è investita una grande carica emotiva. Cioè, quando Edison dice il 90% sudore, significa che noi abbiamo accumulato dati in funzione di un determinato problema o di un determinato intento che perseguivamo. A un certo punto quei dati come quantità non sono più contenibili nel nostro cervello e nella nostra struttura emotiva e producono il salto qualitativo, cioè l'intuizione nuova che sfocia da quei dati entra prepotentemente nella nostra ragione, sconvolge la nostra ragione e ci illumina su una parte dello sconosciuto che ci circonda. Ma essenzialmente il colpo di genio è stato il lavoro che abbiamo fatto prima e che ci ha spinto a avere l'intuizione. E su quel lavoro abbiamo investito una grande carica emotiva, una grande carica psichica. Nelle antiche religioni, ed in particolare negli oracoli caldaici, veniva definita come l'intuizione che procede per scopi intuitivi. Si tratta dell'individuo che affronta la vita e che svela lo sconosciuto che lo circonda, lo svela come un'illuminazione dopo illuminazione.
quel movimento che porta l'individuo fuori dalla caverna socratica verso la luce, ma che è manifestazione della luce, della conoscenza, ogni volta che affronta un problema, una questione. Il colpo di genio è, come diceva Edison, il genio è 1% ispirazione, il 90% sudore. È sudore. Nel senso che è l'uomo che serra i pugni davanti alle difficoltà, si organizza, investe il suo ingegno, le sue emozioni, le sue tensioni vitali, finché esplode con chiarezza la soluzione. Una soluzione che avviene sempre come un'illuminazione, sia che l'individuo l'abbia da sveglio, sia che questa induzione si presenti durante il sonno o il sogno. E quando arriva l'illuminazione, la tensione della persona si scioglie. L'illuminazione scaccia la fatica, l'individuo si rilassa come se fosse giunto alla sommità di una montagna dopo quella una scalata. E quel rilassamento dell'individuo non è altro che la fagocitazione, cioè l'introiezione dell'individuo dell'illuminazione. Cioè quando appare l'illuminazione tutto è assolutamente chiaro ed è uno scoppio emotivo che ci rende tutto ovvio. L'ovvio deve poi essere tradotto all'interno della ragione. Quando lo traduciamo nella ragione è sempre scarsino rispetto a quell'illuminazione che abbiamo avuta, però abbiamo modificato la ragione, però quel nuovo è riuscito ad entrare come concetto. Poi un po' alla volta si farà strada e ristrutturerà la ragione che abbiamo. Quell'1% che emerge come intuizione è il risultato della trasformazione soggettiva che l'individuo ha prodotto dentro di sé mediante il suo lavoro. Il più grande atto di magia che l'essere umano può compiere, affrontare la vita. Perché alla fin fine tutto l'esoterismo della manifestazione del colpo di genio è solo questo. Ci si organizza per affrontare i problemi che la vita ci pone, si fatica, ci si trasforma per renderci adeguati, si prendono tante mazziate sui denti o si mangia tanti cucchiaini di merda, come diceva qualcuno, finché la mente si illumina e la soluzione ci appare davanti a noi. Buttati nella mischia, direbbe uno stregone, cerca di non farti travolgere e vedrai che la tua intuizione emergerà in tutto il suo splendore. La ricerca scientifica è giunta ad alcune conclusioni rispetto al colpo di genio. Riprendo ancora l'articolo che dice: per svelare l'enigma dei lampi di intuizione entra quindi in campo un'altra parte del cervello, il corpo calloso, i cui milioni di fibre nervose assicurano la connessione fra i due emisferi, permettendo lo scambio di informazioni. Il suo ruolo non è del tutto chiaro, ci sono casi in cui manca dalla nascita senza dare disturbi apparenti, ma con l'intuito c'entra quasi certamente. Studi recenti hanno infatti indicato che nel cervello delle donne è più grande e più spesso, e le donne anche in questo è dimostrato sono molto più dotate degli uomini del cosiddetto intuito sociale, cioè della capacità di decodificare più o meno inconsciamente le emozioni e i segnali non verbali degli altri. Si tratta di un potere di interpretazione e rappresentazione del mondo che viene fatta nel profondo dell'individuo, un sapere che l'individuo nasconde dentro di sé, in quanto la ragione, le cosiddette capacità superiori, annulla buona parte dei segnali e dei fenomeni che altrimenti lo condurrebbero coscientemente alla formulazione della soluzione che va sotto il nome di colpo di genio. Il vero potere non è tanto l'elaborazione che porta alla formazione del colpo di genio, quanto piuttosto alla capacità dell'individuo di far emergere la propria coscienza e il risultato elaborato come colpo di genio e di farlo apparire nella propria ragione. Costringere la ragione a far spazio affinché il colpo di genio venga da essa fagocitato, compreso, giustificato e descritto. Secondo questa ricerca scientifica, l'individuo, per riuscire ad avere il colpo di genio, ha messo in relazione milioni di fibre nervose che collegano i due emisferi cerebrali. Ha usato la sua capacità di elaborazione dei dati in modo inusuale e in modo inusuale ha fatto emergere la soluzione della sua ricerca alla propria coscienza. Questa disciplina
serve affinché il colpo di genio sia una rappresentazione, scusate, quanta disciplina serve affinché il colpo di genio sia una rappresentazione normale nell'attività di un individuo? Quando il colpo di genio si presenta alla coscienza, giustificato alla ragione, dalla ragione, eleva l'attività dell'individuo su un piano diverso. Quando il filosofo scopre una diversa e più appropriata definizione di un concetto, questa sua scoperta lo eleva. Il suo procedere continuerà su un altro livello, su un altro piano. L'illuminazione che ha avuto, nel definire in maniera diversa quel concetto, si è fissata in lui e lo costringe a procedere per sviluppare l'insieme da cui quell'illuminazione è emersa. Nel farlo, il filosofo è bombardato da una serie di illuminazioni continue, da una serie continua di colpi di genio che lo conducono nella direzione in cui si è manifestato il primo grande colpo di genio, che travolgendo la sua capacità di risolvere i problemi ha costruito dentro di lui una nuova abilità. Quel fascio nervoso che collega i due emisferi continua a funzionare come se il colpo di genio ne avesse fissato dei circuiti che continuano a mandare da quel lato segnali all'individuo. Il colpo di genio che emerge può essere un attimo che poi il tempo riassorbe, o un momento di trasformazione dell'individuo che l'individuo ha costruito mediante i suoi sforzi e il suo lavoro, modificando se stesso in maniera permanente. La scienza prende atto che, riprendo l'articolo, il nostro cervello, d'altronde, sa che noi non sappiamo di sapere, registra gli stimoli esterni a livello subliminale, selezionando con cura quelli da far giungere alla nostra coscienza e tenendo lontani da essa, ma non cancellando del tutto, il rumore di fondo che in un determinato momento potrebbe infastidirci. Lo stesso accade per alcune memorie. Ho preso atto della realtà relativa ed infima in cui si muove la ragione. Cioè la scienza, scusate, ha preso atto della realtà relativa ed infima in cui si muove la ragione e della più grande realtà conosciuta dall'individuo attraverso strutture cerebrali che non emergono nella sua coscienza se non dopo un grande lavoro di trasformazione soggettiva. Quando la scienza prende atto di questo diventa assolutamente conseguenziale prendere atto di uno sconosciuto che nemmeno siamo in grado, mediante la ragione, di toccare. Questo sconosciuto, un immenso, infinito sconosciuto, è davanti a noi e una parte di esso è anche elaborata dentro di noi. E nei casi in cui noi costruiamo le condizioni, qualche volta emerge trasformando l'individuo e la sua consapevolezza del mondo in cui vive. Ciò che la scienza non fa è porsi l'altro quesito. Come è possibile far emergere il colpo di genio e trasformare l'individuo? Molto lavoro, afferma, molto lavoro va bene, in quanto tale affermazione attribuisce la trasformazione dell'individuo alla soggettività dell'individuo stesso. Ma lavoro nei confronti di che cosa o per che cosa? Lavoro soggettivo all'interno di quali condizioni oggettive? E se il lavoro soggettivo è in grado di trasformarmi, quali sono le condizioni oggettive che devo costruire affinché altri esseri umani possano trasformarsi o siano sollecitati a trasformarsi? Esistono delle scelte nella società o nell'oggettività che possono indurre la trasformazione delle persone? E quelle scelte possono essere favorite dal comando sociale o è nell'interesse del comando sociale impedire le trasformazioni soggettive delle persone al punto tale che queste non siano in grado di manifestare colpi di genio continuamente? E se questo comando sociale combatte tutte le condizioni che possono permettere a tutte le persone di manifestare continuamente colpi di genio, come ridurrà il sistema sociale quando questo sarà costretto a confrontarsi con altri sistemi sociali nei quali il comando sociale ha invece favorito delle condizioni per le quali le persone di tale sistema sociale possono manifestare con facilità colpi di genio? Di questo qua ve ne ho parlato, per esempio, nella trasmissione precedente vi ho parlato della disciplina che hanno i ragazzini cinesi a scuola. Quando noi avremo il 50% dei ragazzini che saranno dopati, pieni di coca, sballati,
ricercati per bullismo, per attività di devastazione sociale, avremo i ragazzini cinesi che invece avranno la disciplina sufficiente per affrontare la società. Fate un po' voi i conti e pensate fra 30 anni. Nelle situazioni sociali ovvie e pacifiche, tutti gli uomini si muovono a loro agio. Quando la situazione cambia e il nuovo si presenta, magari con manifestazioni drammatiche nella società, allora solo gli uomini attrezzati sono in grado di farvi fronte, mettendo in atto i loro adattamenti soggettivi. Ed è la ricerca scientifica a dirci, prendo ancora l'articolo, altro elemento importante per comprendere ciò che si nasconde dietro all'intuizione è la plasticità cerebrale, vale a dire la capacità del cervello di creare continuamente nuove connessioni rimodellandosi anche in base all'esperienza. Il lampo di intuito è quindi anche un percorso neuronale completamente inedito che collega tra loro in modo nuovo parti diverse e magari marginali del nostro cervello, comprese quelle più profonde e quindi più antiche e distanti da funzioni superiori come l'intelligenza razionale, i processi di memoria e il linguaggio. È necessario fare il salto ulteriore. Cosa stimola la creazione di nuove connessioni cerebrali? L'attività dell'uomo. È la scoperta dell'acqua calda. Se gli esseri della natura non avessero messo continuamente in atto strategie di esistenza, manifestato le loro tensioni di espansione, non ci sarebbe stata l'evoluzione e la diversificazione delle specie. Quel grande processo di trasformazione si manifesta anche nel singolo individuo ogni volta che affronta con passione la sua vita. Ma perché le persone non affrontano con passione la loro vita? Perché qualcuno impone loro il concetto secondo cui a loro tutto è dovuto, anche una vita dopo la morte, anche il diritto ad una provvidenza. Per cui le persone vengono indotte a non mettere in atto strategie di esistenza, ma a bloccare le loro spinte emotive, le loro tensioni espansive, le loro trasformazioni. In loro, Atena non manifesta il suo coraggio, né Afrodite viene manifestata nelle loro azioni, e Demetra non è alla perenne ricerca del vero. Qualche cosa in loro muore nell'attesa del dovuto, un dovuto che non arriva. E allora eccoli pronti ad organizzarsi per arraffare quanto considerano sia loro dovuto. Sono stati educati a rinunciare a modificarsi mettendo in atto delle strategie di vita e pur di rinunciare a mettere in discussione il loro modo di rappresentarsi nella quotidianità, sono pronti a distruggere la quotidianità al fine di farla aderire alle loro aspettative. Le aspettative di una provvidenza che deve omaggiare loro. Il loro cervello non è più plastico, ma rinunciatario. Non si rimodella più secondo le necessità che la vita presenta loro, ma loro piegano la vita affinché si adegui a quello che loro vedono e concepiscono. Nel far questo, rinunciano a formare nuove connessioni neuronali, che, come dice Newton, costano sudore e fatica. Per arretrare continuamente davanti alle difficoltà, perché arretrare è più facile? Uccidere le proprie connessioni cerebrali, riducendo l'area della percezione, è molto più facile, è molto più semplice che non costruire nuove connessioni cerebrali. È più facile per certe tensioni emotive sottomesse restringere, ritagliando un'area di percezione in un conosciuto già percepito, che allargare l'area della percezione inglobando nella propria ragione forme nuove di percezione e svelando in parte lo sconosciuto che ci circonda. Il colpo di genio è una vera e propria capacità extrasensoriale che l'individuo ha costruito con la sua attività, modificando le proprie connessioni cerebrali e favorendo lo sviluppo di intuizioni che esulano dall'interpretazione consueta della realtà. La stessa capacità di far emergere nozioni nascoste nel profondo del cervello ed elaborate mediante la capacità empatica dell'individuo sono capacità extrasensoriali. Si tratta di quella capacità che si sviluppano attraverso il divenuto dell'individuo, appaiono ponendo quel singolo individuo al di fuori dell'omologazione standardizzata degli esseri umani. Un individuo che può essere temuto perché non si sa
se le sue scoperte e le sue intuizioni siano gestibili da chi non è in grado di scoprire o intuire, ma detiene il controllo degli individui. Nel libro dell'Anticristo, tali capacità extrasensoriali erano all'interno del potere di essere, il potere che l'individuo manifesta nella propria vita rappresentandosi nel mondo in cui vive. Dunque, il colpo di genio è una vera e propria capacità extrasensoriale. Ebbene, io volevo concludere il discorso sulle capacità extrasensoriali con un articolo che è uscito giovedì 8 aprile 2007, cioè giovedì scorso, ed è dal titolo 5 regole per il genio del futuro. Cioè, ricordatevi che quando io vi ho parlato del crogiolo dello stregone, vi ho detto una cosa fondamentale, secondo me resta fondamentale. Il crogiolo dello stregone, cioè l'insieme di pratiche della stregoneria, non possono essere insegnate ai bambini. Possono essere insegnate soltanto agli adulti, perché solo gli adulti possono imparare le pratiche del crogiolo dello stregone. Per contro, quando gli adulti tentano di mettere in atto le pratiche del crogiolo dello stregone, i loro figli penetrano quelle pratiche. Cioè, la capacità di apprendimento dei bambini non è data dall'insegnamento verbale, ma è data da insegnamenti emotivi e insegnamenti mediante l'azione, mediante l'osservazione delle azioni. Ebbene, l'unico modo per insegnare il crogiolo dello stregone ai bambini è quello di non spiegarglielo razionalmente, ma farlo praticare ai genitori. Infatti, quando vi ho detto che i bambini cinesi applicano un livello di autodisciplina molto forte, non è che i genitori hanno spiegato ai bambini cinesi di 3 anni come loro si devono comportare, ma semplicemente i bambini cinesi hanno osservato i loro genitori, hanno intuito emotivamente, come i vostri intuiscono emotivamente, come ci si deve comportare e perché, e lo hanno messo in pratica. Poi con gli anni impareranno a dargli anche delle giustificazioni razionali. Però l'apprendimento infantile è un apprendimento prima di tutto emotivo e in secondo luogo operativo, cioè apprendimento di azione. Solo l'ultima fase è una fase razionale, ma soltanto l'apprendimento emotivo forgia la base per gli altri apprendimenti. Ebbene, questo articolo, 5 regole per il genio del futuro, è un articolo di Gardner, cioè sul Gardner, e sulle soluzioni che Gardner ha per il sistema educativo. Quello che mi sta più sulle scatole, appunto, su questo discorso, è che tutto il discorso educazionale è presentato da Gardner, c'è anche una piccola intervista, nei confronti di genitori ed educatori, genitori e educatori tipo scuola. Ebbene, per me questa è una grandissima stupidaggine, nel senso che Gardner dovrebbe parlare prima di tutto agli adulti e non ai bambini. Ma Gardner, per la mente del futuro, indica 5 regole fondamentali e dice che deve essere una mente sintetica, una mente disciplinata, una mente creativa, una mente rispettosa e una mente etica. Proviamo a vederci un attimino queste 5 regole di Gardner. Mente sintetica. Sintetica per cosa? Mente creativa. Creativa per cosa? E vediamo che nel dire mente sintetica e mente creativa, Gardner non fa altro che individuare la pulsione dell'intento che c'è dentro le persone. Ogni persona ha al suo interno tutta una serie di pulsioni che li portano a voler fare delle cose nella vita. Dopo, magari alla decima mazzata, decide solo di farsi di eroina, ma non ha importanza. Dentro le persone ci sono le forze dell'intento, le forze di Eros primordiale, che spingono l'individuo per fare delle cose nella vita. Ma queste forze spingono l'individuo fin quando è nella pancia della madre. La direzione razionale su cui veicolare queste forze c'è dallo stesso giorno in cui il bambino è nato. Ma l'imprinting
lo dà le azioni dei suoi genitori, lo dà il flusso di emozioni che dei suoi genitori arrivano al bambino. Per cui l'imprinting dell'intento, che può essere una mente sintetica e la mente creativa, viene dato dai genitori nei primissimi giorni di vita, nei primissimi mesi di vita, attraverso il flusso emotivo e attraverso le loro azioni e ciò che le loro azioni poi coprono come manifestazioni di emozioni che trasmettono verso il bambino all'interno di un discorso empatico che vi ho già fatto in altre trasmissioni. Allora, due di queste, al di là delle peculiarità che poi il bambino assumerà da grande, la capacità di sintetizzare e la capacità di creare sono delle capacità che vanno in funzione dell'intento soggettivo. Ma i genitori hanno un intento? Sono in grado di trasmettere al bambino che bisogna lavorare per raggiungere degli intenti? O come diceva la selezione del personale, lavorare per obiettivi? Sanno fare questo quei genitori nella vita di tutti i giorni? Per cui sanno trasmetterlo al bambino nei primissimi giorni di vita? O per loro il bambino nei primissimi giorni di vita è solo una bestiolina da fare ucciu, 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 ucciu? Andiamo più avanti. Mente disciplinata. Beh, vi ho parlato prima della disciplina, e chi ha seguito le conferenze del Crogiolo dello Stregone sa che ho sempre parlato di autodisciplina. Cioè, senza la nostra capacità di prendere le nostre tensioni e di veicolarle in funzione dei nostri obiettivi, dei nostri intenti, non c'è nessuna possibilità di fare niente. Se noi ci lasciamo distrarre dal mondo, dai richiami del mondo, non riusciamo mai a portare a termine i nostri progetti, perché inseguiamo tutto a destra e a sinistra. Poi, altre due cose, dice Gardner. La mente rispettosa. Ma che significa la mente rispettosa? Dell'autorità? No, è esattamente il contrario. La mente rispettosa, rispetto a chi non è autorità. La mente rispettosa per le persone. La mente rispettosa per chi potrebbe, il barbone di strada. La mente rispettosa per l'albero. La mente rispettosa per la cimice. La mente rispettosa per il mondo che ci circonda. La mente rispettosa per le persone. Ma allora non c'è bullismo, non c'è violenza sulle donne, non c'è accaparramento, non c'è possesso delle persone. Vi ricordate la trasmissione di oggi? E l'altra, la quinta capacità, è la mente etica. Mente etica. Che cos'è una mente etica? È la capacità di un individuo di imporre i principi prima a se stesso e poi agli altri. Ci sono delle persone che sono così disciplinate nei confronti di se stessi che rompono i coglioni a tutto il mondo. Ma sono menti etiche, perché prima li impongono a se stessi. Cioè, sono menti che non sono come quella del macellaio di Sodoma e Gomorra, che prima macella le persone e poi va a dire ai macellati: voi non dovete uccidere. Quella non è una mente etica, quella è una porcata. Cioè, il Dio dei cristiani è un pezzo di merda, non ha niente di rispettoso e di etico nei confronti della vita. Lui si ritiene il padrone della vita. La mente etica è quella che i principi li applica prima a se stessi e poi li cerca negli altri, più che imporli agli altri. Allora, cinque cose vede Gardner, e guarda caso sono fra le cose che sono i fondamenti del Crogiolo dello Stregone. Per cui Gardner, praticamente considerato uno dei maggiori scienziati psichiatrici o psicologi del momento, che è quell'uomo che ha rivoluzionato in toto il concetto di intelligenza, scoprendo che esistono molte forme di intelligenza: intelligenza sociale, intelligenza emotiva, intelligenza intuitiva. Quando già stavo percorrendo quei sentieri e quei posti, li ho anche visti fisicamente quei posti, ebbene, anche Gardner arriva più o meno alle stesse conclusioni, con la sola differenza che lui si sente sempre creato l'immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, e che dice che quelle regole vanno imposte agli altri
e manca di mente etica, cioè manca della capacità di imporla a se stessa, per cui manca della capacità di imporle prima agli adulti e per riflesso ai bambini. E invece dice il vecchio schema, che è il vecchio schema cattolico, il vecchio schema cristiano, l'educazione, che fanno imposte ai bambini perché poi i bambini cresceranno. Ma i cristiani, specialmente i gesuiti, sanno benissimo che non è così. Quando un bambino ha già 3 anni, il suo cervello è a posto, il suo cervello ha già imparato una quantità di cose immense e quasi quasi non glielo levate più. Vediamo un attimo se riesco a trovare la quantità di apprendimento del cervello del bambino. Vediamo un attimino. Dunque, allora, vediamo un attimo se riesco. No, non è questo. Risonanza magnetica, no, non l'ho tirato fuori, stranamente. Comunque fate conto che il 70% dell'apprendimento delle persone avviene nei primi 3 anni. Nei primi 3 anni avviene circa il 70% di apprendimento, mentre invece nei restanti anni c'è un apprendimento che decresce un po' alla volta. Vediamo un attimino se abbiamo... No, non ce l'ho. Non ce l'ho, non l'ho tirato fuori l'articolo. Stranamente ero convinto di averlo fatto, ma... Però deve essere una... E un'altra cosetta che dovete sempre ricordarvi, che in questo momento, ricordarlo a voi e ai vostri figli, che in questo momento è uno speciale dell'Economist, la Bibbia del liberalismo capitalista, dice che l'oro del futuro è il talento, che è una merce sempre più difficile da trovare. Non ha un valore di mercato, non si può quotare in borsa, non è facilmente misurabile e non si sa nemmeno quanto ce ne sia in giro, eppure viene considerato il prodotto più conteso e più prezioso del pianeta. Si tratta del talento, ovvero il brain power del cervello, della capacità intellettuale, insomma del bene che a giudizio di economisti e analisti finanziari è destinato a fare la differenza in un mondo globalizzato. Conterà, concordano in molti, più delle risorse energetiche, più dell'industria manifatturiera, più dello sviluppo tecnologico, e procurarsene, strappandolo ad altre aziende, ad altri paesi, diventerà una lotta di cruciale importanza. Winston Churchill prevedeva già 60 anni or sono: gli imperi del futuro saranno imperi della mente. Oggi dovrebbe essere evidente a tutti che per primeggiare nell'high tech, nella finanza, nel business, nella pubblica amministrazione, bisogna intensificare la caccia del talento. È l'Economist Bibbia del liberalismo capitalista a richiamare l'attenzione sul fenomeno, con la copertina e un inserto di 20 pagine nel suo ultimo numero. Pertanto tenete presente che quando qui avete nel Veneto dal 30 al 50% di ragazzi che si fanno di cocaina e si ubriacano la sera, e avete invece il 70% di cinesi che sono venuti dall'estero e che sono perfettamente disciplinati, la società del futuro non è dei ragazzi che si fanno di cocaina, sarà dei ragazzi che sono stati abbastanza disciplinati per questo. Il cervello dei geni non è più grande, ma è semplicemente più agile, cioè nel senso che è abituato a lavorare, mentre invece il cervello di chi non è abituato a lavorare, probabilmente molto facilmente si rattrapisce e si richiude su se stesso. Bene, io praticamente la trasmissione la chiudo qui. Penso che sia stato abbastanza chiaro quello che volevo dirvi.
qui abbiamo dei profili anche. Studiando le biografie delle persone notevoli del passato, i profili psicologici di 120 personaggi contemporanei, è stata coniata la formula della genialità. La scienza, secondo le ultime ricerche sul DNA, influenza del carattere e l'influenza dei caratteri ereditari ha un peso relativamente basso sulle capacità fisiche e psicologiche. Molto di più influisce l'ambiente. E molto di più, ve lo dico io, sono le scelte di adattamento soggettivo all'ambiente che voi fate fare ai vostri figli fornendogli degli strumenti attraverso cui fare quegli adattamenti. L'apprendimento, grande peso nello sviluppo del genio, è la capacità di concentrazione, di saper sfruttare le possibilità di imparare e di mettere a frutto le conoscenze apprese. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Io comunque con questo vi ho concluso le capacità extrasensoriali. Dopodiché il mio compito è quello di dimostrarvi come queste capacità extrasensoriali esistono e usare la scienza per dimostrarlo. Pronto? Ciao Claudio, sono Michele. Ciao Ivano. Sto attento, a parte il fatto che ho seguito come al solito tutto quanto, Howard Gardner, no, se diciamo leggibile, cioè nel senso, va appena leggerlo. Ma no, io non so se valga la pena leggere, perché no. Da solito che i riassunti che sono abbastanza esplicativi, sì, capisci? Sì. Cioè, effettivamente Gardner è un considerato un autore notevole, però quello che hai sentito da Gardner è quello che abbiamo sempre fatto con il Crogiolo dello Stregone da 20 anni a sta parte, per cui non è che abbia fatto delle altre, anzi forse ne ha fatte meno, ecco, anche perché per riuscire a vendere la sua merce deve anche farla diventare appetibile più che altro. Sì, nel senso che non sia acqua, diremmo, scoperta l'acqua calda, che sia passata, diremmo, perciò, le teorie di Gardner che sia passate. No, allora, le teorie di Gardner sono le teorie vincenti di questo momento. Però per chi ascolta questa trasmissione, per chi ha seguito la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, chiaramente è acqua calda, cioè è materiale superato. Cioè, mi cosa posso fare se sono più avanti? Cioè, non è mia colpa mia, capito? E mi te seguo, cioè, capisci, no? Anche il limite che te posso seguire basta nell'ascoltare. Ti dico, anche qua fai i dibattiti, insomma, alcune cose erano noiose perché chiaramente sei al di fuori di quello che è la concezione, però ovvio, cos'è, non è che ci posso fare io di inventarmi il mondo nuovo, insomma. Comunque in ogni caso dal punto di vista culturale e dal punto di vista psicologia, della psicanalisi è una scienza sociale, insomma, sì, è già il più avanzato, insomma. Sì, perché conosco dei fama, cioè non ho un libro che conosco, l'altro Gardner, Martin Gardner, ma dato che si è presentato Umberto Galimberti, che se, insomma, ma ben che io che si è presentato Umberto Galimberti non vuol dire niente, perché lui è sempre quello che ha distrutto il concetto di QI, di quoziente di intelligenza. Cioè, anche perché un conto è dire esistono altre intelligenze e un conto è far accettare il concetto dalla comunità universitaria, capito? Cioè, è chiaro che bisogna, c'è tutto un circuito culturale che deve essere messo in atto. Sì, perché se siete basi sui 5 regole per il genio del futuro, cioè come che te devi seguire le regole che tu capisci? Sì, ma sono una sfumatura delle sfumature ma sì, ma ti dico, a questo punto è migliore, da sto punto è più intelligente Piaget che non Gardner, capito? Solo che Piaget appartiene a 60 anni fa, insomma, capito? Cioè, adesso non so esattamente quanto, comunque ormai chiaramente la scienza psicologica, la psicologia infantile l'ha superato, però lui è effettivamente il genio dell'osservazione, capisci? Sì, comunque se può sempre dare un'uciala in libreria, così puoi vedere, insomma, cosa c'è oltre a questo, sì. Perché un conto è la sintesi del giornale, capito? Un altro conto magari sintesi, perché certo, va bene, ciao Ivano, saluto tutti, ciao. Bene,
intanto vi saluto a tutti e vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni. Giovedì prossimo ci sarà Francesco in trasmissione che vi parlerà a modo suo le cose sue. E fra 15 giorni, niente, io vi farò l'ultimo pezzo sulla selezione della percezione che vi ho annunciato e poi non so, vedrò se sono con Francesco, farò le notizie stampa che escono e se invece sarò da solo preparerò dei pezzi. Vi ricordo nell'ultimo minuto che ancora mi manca che io in realtà di pezzi ne ho fatti a decine, soltanto che i pezzi fatti a decine non li ho fatti qui in radio, ma li ho caricati in internet. Per esempio ho caricato in internet Ratzinger e il relativismo e l'ho trovato in Federazione Pagana. Ho caricato riflessioni sulla caduta di Berlino, suscitate dall'articolo intervista di Ilvo Diamanti, pubblicato da Espresso, ed è caricato su Federazione Pagana. Ho caricato famiglia, costituzione e terrorismo, e l'ho caricato su Federazione Pagana. Ho caricato stregoneria e intento su Stregoneria Pagana. Ho caricato date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, la scelta di Paride, ed è su Stregoneria Pagana. Ho caricato come concepisce il mondo in cui vive chi pratica stregoneria, l'ho trovato in Stregoneria Pagana. Ho caricato stregoneria e truffatori, e l'ho trovato su Stregoneria Pagana, cioè come si individuano i truffatori della stregoneria. Ho caricato strega, stregone, stregoneria, l'uso improprio e inappropriato di tali termini. Ho caricato al termine strega e stregone viene attribuito dalla vicca ciò che i cristiani volevano attribuirgli. Vicca conferiscono una connotazione positiva a quanto i cristiani ritengono negativo. E l'ho caricato su Stregoneria Pagana. Ho caricato che cos'è la stregoneria vista da uno stregone. Perché lo stregone e la stregoneria assumono questo nome, nonostante tale nome sia nato per indicare qualcosa di negativo. Ed è su Stregoneria Pagana. Ho caricato l'inganno razionalista sull'organizzazione di corsi per insegnare pratiche sciamaniche e lo trovate sempre su Stregoneria Pagana. Per cui, torno a ripetere, in internet vi potete scaricare tutto quello che volete. Io intanto vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi lascio con Stefano, con la sua trasmissione e a risentirci. Ciao.